La famiglia del boss del clan di Casalesi, Michele Zagaria, controllava gli appalti degli ospedali di Caserta, Sant'Anna e San Sebastiano, grazie all'ausilio di politici, prima Mastella e poi Nicola Cosentino. Sono 24 le persone arrestate nelle scorse ore dalla Direzione Investigativa Antimafia di Napoli, tra cui Elvira Zagaria, sorella del capoclan Michele. 10 sono finiti in carcere, 14 ai domiciliari. Agli indagati vengono contestati a vario titolo i reati di corruzione e abuso d'ufficio con l'aggravante del metodo mafioso. Dalle indagini e in particolare dalle intercettazioni telefoniche è emerso che il clan dei Casalesi, per ricambiare la copertura fornita alle proprie attività da Nicola Cosentino, gli garantì l'appoggio politico in particolare al congresso del PDL che si svolse a Caserta nell'ottobre del 2012 e che sancì la sua leadership in campagna. La cosa più singolare, come ho detto prima, di questa indagine è il fatto che personaggi legati indubbiamente a quel gruppo criminale, lo stesso nome ne evidenziava la provenienza, erano stabilmente e continuativamente presenti all'interno di una struttura ospedaliera e delle attività amministrative di quella struttura e hanno potuto continuare a farlo. Ma abbiamo sottolineato in queste indagini come un dato che certamente abbiamo registrato anche in altre sedi, cioè la criminalità organizzata di tipo qualificato, come può essere la camorra o ovviamente la mafia o l'andrangheta, oltre a questa capacità di accumulo dei capitali illeciti e anche di forme di reinvestimento e di riciclaggio, tende sempre di più ad aumentare la loro capacità di impiego del capitale sociale, che noi abbiamo definito come questa capacità di sfruttare quelle relazioni che sono all'interno delle associazioni, che sono legami forti, che creano ovviamente affiliazione nell'ambito del clan, e la capacità di estendere queste relazioni anche all'esterno, investendo ovviamente soggetti che appartengono al mondo politico, imprenditoriale.